Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, io sono Natron e oggi continuiamo la nostra avventura su Morrowind, su The Elder Scrolls 3 Morrowind. Ok, allora abbiamo uno dei personaggi, vedo un attimo l'inventario messo perché altrimenti mi uccide il caldo. Allora qua incontriamo, a parte la guardia, questa qua a destra, incontriamo uno dei primi personaggi del gioco, uno dei nostri primi NPC con cui possiamo appunto interagire, Fargoth. Diciamo che ti sei quello che lo hanno lasciato dalla nave. Odd to see, Odd deve essere tipo probabile di vedere che la nave è arrivata in tempo quel giorno. Spero che gli imperiali ti trattano bene. I swear this hook my ring, quindi dice, I swear, penso, non so, vuol dire indovinare cosa, scusate, cerco un attimo perché qua purtroppo bisogna andare di traduttore, perché swear, so cosa vuol dire un'altra cosa, ah, ok, dichiaro, prometto, giuro. Quindi dice, anche bestemmiare, interessante. Quindi dice, giuro che loro hanno preso il mio anello. Noi abbiamo trovato l'anello, no? Se vi ricordate bene. Ah, ho abbassato il radio del gioco, quindi si dovrebbe sentire meglio la mia voce. Qual anello, Fargos? Dice, giuro che uno dei riguardi lo ha. Dice, è stata la scorsa settimana, prima della loro settimana, Let's Shake Down Fargoth Ritual, cioè dice prima del loro rituale settimanale, tipo Let's Shake, tipo percuotiamo il Fargoth. C'è un Engraved Healing Ring, quindi c'è un anello curante Engraved, vabbè, comunque questa è la descrizione di famiglia, che è appunto il suo. Dice, non l'ha mica visto per caso? Sì, noi l'abbiamo trovato. Dunque, volendo possiamo anche dirgli no, scusa, non è solo anello, oppure dice sì, guarda, l'ho trovato. Allora, siccome qua io voglio fare un personaggio buono, non voglio fare il cattivo delle situazioni, quindi tenderò appunto a essere legale, neutrale, legale, una cosa del genere. Quindi noi lo abbiamo trovato, non è che sia chissà quanto utile, quindi io glielo voglio restituire. Diciamo, l'ha trovato, incredibile, grazie, grazie. Tu adesso sei il mio nuovo miglior amico. Cioè, mi assicurerò di dirlo agli altri, specialmente al mio amico Avril, che Rans, che non mi viene in italiano, che gestisce la Trade House here, quindi c'è il mercato qua. Vai da lui, sarà sicuro di vederti. Quindi il tuo diario è stato aggiornato e l'Engraved Ring of Healing è stato rimosso dal tuo inventario. Infatti adesso se ne andiamo a vedere... Com'è che si apre il menu? No. Destro, pardon. Non abbiamo più l'anello, infatti qua appunto anche dalla magia non ce l'abbiamo più. E il diario tra l'altro è stato appunto aggiornato. Eccolo qua, vedete? Ah, perfetto, quindi direi subito di andare da Arryl. Cammino perché correndo mi va a consumare la stamina e se nel caso ce ne fosse bisogno, magari corriamo poi, ci cioè andiamo praticamente a correre, forse anche a camminare, no, possiamo anche correre perché... Ok, questo è Arryl. Vedete adesso che è 85, questo mi pare che prima era molto più basso, il livello diciamo di persuasione. Cioè, benvenuta alla Riddle's Trade House. Io vado a commerciare beni per monete. Ho anche una piccola selezione di magie in vendita. Non faccio credito, se vuoi un piccolo consiglio, è gratis. Dopotutto, tutto questo è gratis. Pure dice, vuoi sentire anzi no, vuoi andare a sentire riguardo alle popular potions, quindi le pozioni
popolari o si è interessato più alle pergamene? Allora, intanto vediamo qual è il consiglio suo che ci vuole dare, che tanto appunto è gratis, come dice lui. Allora, se tu vuoi vivere fino alla vecchiaia, compri un'arma e anche dell'armatura che tu puoi indossare, e così andrai, diciamo, sarai protetto appunto nel caso di guai, di cose. Compra una magia 2, manca, no, visto appunto che non siamo maghi, e pratica le tue skill. Non praticare sui cittadini, noi chiamiamo questo, perché appunto sarebbe omicidio, quindi a noi non ci piace. Ma poi andare a uccidere gli smuggler, che sarebbero, dovrebbero essere tipo i ladri, i banditi. No, i ladri dovrebbero essere. Se non dico una cavolata enorme. Intanto vedo un attimo se sta registrando. Scusate, ma vedo se tutto quanto. Ok, gli smuggler dovrebbero essere tipo ladri, credo. Contrabbandieri, ok. Trafficanti, che bandiera, quindi dice, però può uccidere i trafficanti e i banditi, altri fuori legge che vuoi. I fuori legge non hanno diritti, quindi già vi dice, se volete fare, potete anche fare sicuramente la vita di un, volete ruolare un bandito, la cosa potete farlo, però appunto non avrete vita facile. Dice, un sacco di avventurieri vanno a ucciderli e a lootare gli Outlaws. Quindi molti avventurieri quindi fanno questa cosa, cioè vanno appunto a caccia di banditi, di trafficanti, li uccidono, lootano tutto quello che hanno e appunto poi fanno questa vita qua. Dice, gli smuggler scam down. Ok, praticamente ci dice che, vabbè, questa è un'introduzione per dire che ci dice che vicino a noi c'è una cosa, dovrebbe esserci appunto degli smuggler questo posto qua, Adam Sartus, che dovrebbe essere la caverna qua vicino al Sea Strider, che anche la prima è il primissimo dungeon che propone il gioco. Allora, intanto voglio assolutamente commerciare e li vendiamo un po' della nostra roba. Ora voglio vedere appunto com'è la ok, perfetto. Allora, vendiamone un po' di roba. Intanto abbiamo una Iron Dagger e ce lo teniamo. Queste ce le teniamo. La magia, io venderei tutta questa roba qua. Cioè, venderei questo, carina la candela, però sta candela dura 2 minuti, non me ne faccio nulla. Questo va bene, io li venderei tutto. Se appunto tutto quello che abbiamo rubato, diciamo, dall'ufficio del censimento, non lo andiamo tranquillamente a vendere. Tanto non ci interessa, così appunto facciamo anche qualche soldo e magari ci compriamo più che altro un'armatura per il petto, perché qua rispetto ad Oblivion e Skyrim le armature sono divise in parti, ok? E voi dite in che senso sono divise in parti? Sono divise in parti, ossia, vedete, abbiamo le gambe, il petto, il guanto, i guanti, le spalle. Cioè io posso anche tranquillamente comprarmi solo delle spalle, cioè non è un'armatura tutta intera, no? Appunto come sono i successivi giochi, sono divisi appunto tutto quanto. Ora noi abbiamo 118 monete, anzi no, dobbiamo vendere per 146 monete d'oro. Se mi volessi comprare uno scudo, a parte, aspettate, intanto le offriamo, perché appunto voglio un attimo vedere le nostre goodbye abilità un attimo. Allora, noi abbiamo Medium Armor. Praticamente questa Medium Armor, noi siamo abili a indossare armature come Chain Scale, Bone Made e Orcish Armor. Quindi anche l'armatura degli orchi. Però abbiamo nelle minor skill il blocco. Ah no, scusate, nelle miscellaneous skill. Quindi vuol dire che non è che siamo bravissimi
Non siamo bravi a. Cioè, non ci interessa bloccare, diciamo. Vedete, noi prima avevamo nel primo episodio, no? Scassinato, no? La chest. E infatti abbiamo 9 su 100. Quando arriveremo a livello 100, incrementeremo l'abilità da 30, credo che poi sarà 31, una cosa del genere. Dunque, siccome noi abbiamo armatura di chain e scale, vediamo un po' se lui c'ha qualcosa di chain. Eccola qua, Imperial Chain Coif. Ok, possiamo armatura 14, scale non credo che c'è qualcosa. No. Ah, volendo potrei anche prendere uno scudo, ci dà uno di armatura, ma se potevi prendere direttamente questa. Prendiamo l'Imperial Chain, no scusate, non questo, sì, Chain Cuirass, che però mi pare che sia non lo so ragazzi, armi c'è una marea di armi, cioè volendo possiamo comprare l'Iron tanto, guardate belle le armi, Iron tanto. C'è il bastone, un silver staff, la lancia. Possibile anche utilizzare la lancia. In questo caso noi abbiamo le long sword, se non dico una cavolata. Le long blade. Quindi broadsword, sabers, long sword, claymore e questa roba qua. Ah, ecco perché forse non ci può portare lo scudo. Perché se utilizziamo un'arma, una spada enorme a due mani, è inutile. Però vediamo se c'è un'arma interessante da poter. Ecco, tipo un Iron Longsword non è malvagio, non costa neanche tanto, guardate. E fa chop, quindi il taglio così da 2 a 13 danni. Slash così da 4 a 18. E thrust, che vuol dire thrust? Scusate, sono curioso, eh. Thrust. Spingere. Spinta. Colpo di stocco, stoccata vuol dire, quindi è quel colpo tac così, ok. Ok, sparano anche parole nuove comunque giocando così. Ecco. Una claymore non è male. Ha due mani, quindi non porteremo scudi, ma tanto a noi gli scudi praticamente non ci interessano. E fa un bel po' di danni. Costa un bel po', però soldi li abbiamo. Io li andrei a vendere l'Iron Dagger. E ci prendiamo la Claymore. Cioè, poi offrire tipo un pochino di meno. Vediamo se accetta. No, purtroppo no. Quindi bisogna per forza comprarla a 80. Quanto era? 80? 75? Oh, grazie, grazie. Ok, quindi adesso abbiamo una nuova arma. A due mani. L'Iron Claymore. Perfetto. Quindi per ora direi che non ci prendiamo armature di nessun tipo. Allora, c'era anche una missione. Cosa sei? Dicevo, ciao Nala, sono una Tolvise Ortlen. Questa è Seidan Inn, Swamp Fever Capital, quindi è la palude, la capitale febbrile della palude del mondo. Suppongo io Arwone che tu stai girando intorno per vedere che cosa sta succedendo qui. Posso dirti quali sono i servizi, i latest rumors? No, non mi interessa. Andiamo sopra. Vediamo appunto chi è che c'è sopra. Ah, c'è lui che c'è una missione simpatica volendo. Riskar, che se vi ricordate Riskar, lui abbiamo trovato questo. Questo qua. Noi abbiamo Riskar è lui, ok? Quindi direi che chiediamo che cosa vuole. Flatfoot, quindi Riskar piedi piatti. You look like cold. Could use a friend. Dice tu sei quello che potrebbe chiamarsi un amico straniero. Forse potremmo essere amici se ti piace recuperare qualche oro. Interessante, chiediamo appunto che cosa, questo me lo ricordo perfettamente, queste missioni.
Diciamo bene, cioè questo diciamo è il diciamo, spirito giusto. Dice, vedi, ho avuto una cattiva partita sfortunata giocando a Nine Holes, il gioco dei nove buchi, che è il gioco qua locale, presumo, di carte. Non fate maliziosi, è un gioco d'azzardo. Quindi ha giocato appunto al gioco dei nove buchi e ha perso un sacco di monete. Probabilmente andrebbe bene. Cioè, ovviamente dice va bene. Dice, noi normalmente teniamo i soldi loro, diciamo, nelle nostre tasche. Ah, ok. Quindi dice, noi dice, normalmente teniamo i soldi, teniamo qualche soldo nelle nostre tasche, giusto per dare protezione, diciamo, alle persone locali. But I know some of them are holding out of me, especially the little feather fargo. Quindi praticamente ce l'ha con Fargo questo qua, che dice, io so che qualcuno di loro sta tenendo, praticamente loro, se non ho capito male, lui diciamo chiede soldi alla gente in cambio di protezione, però c'è Fargo che a quanto pare non vuol dare i soldi a lui, ok? Il cielo è venuto qui un paio di settimane fa, quando lo stavo scuotendo. Quindi è lui praticamente che gioca insieme alle guardie. Scuotiamo la settimana di scuotere a Fargoth. Diciamo, noi stashing him somewhere. Quindi praticamente Fargoth c'ha dei soldi, dell'oro, non vuole darli a Rilskar, e ovviamente lui dice, se mi puoi aiutare a, tenendo l'audio sbagliato, se mi puoi aiutare ovviamente a trovarlo, ok? Trovando il nascondiglio segreto, il nascondiglio di Fargoth. Dice, no, the little feathers gone up some time. Ok, allora, sinceramente, siccome io ho aiutato Fargoth, non voglio tradirlo, quindi no, non mi interessa, grazie. Se no, beh, dice, cercherò allora qualcun altro, diciamo, non importa. Quindi ci siamo rifiutati di aiutare Rilskar, sì, perché Fargoth, siccome è simpatico, ci ha ringraziato, addirittura ci ha parlato bene di noi a Arryl, non mi pare il caso di essere cattivi con lui. Quindi ho rifiutato. Vedete che qua abbiamo fatto tutto quanto. Vediamo la nuova spada. Come si attacca, ragazzi? Così. Scusate. Se l'affondo, questo è il colpo. Che bella. Ok, quindi andremo a giro col bello, con una claymore, con uno spadone. Allora, però noi abbiamo una missione, appunto, ossia l'imperatore Uriel Septim ci ha dato una missione di andare a parlare con Caius Cosadis e portargli un pacchetto. Caius Cosadis si trova qua a Balmora, quindi c'è un bel po' di strada. Volete, possiamo prendere il Silkstrider, appunto, che sarebbe il taxi locale, però siccome non voglio sprecare soldi, ce ne andiamo a piedi. Questo è un fungo che possiamo raccogliere volendo, per fare appunto, che dovremmo anche, perché comunque noi abbiamo anche come major skill, no, come minor skill alchemy. Però qua appunto vi dicevo che c'è il primo dungeon, come appunto ci diceva Avril, che ci sono appunto dei banditi, ok? Esattamente, Adama Sartus, ok? Quello appunto che ci diceva Avril, che ci sono appunto dei contrabbandieri nascosti qua. Quindi dicete, per fare pratica, puoi andare qui ad ucciderli, ed è quello che faremo. Questo è il primo dungeon, ragazzi, del gioco. Quindi è una sorta di tutorial, volendo possiamo dirlo. Vediamo se non ci prendono. Eh no, ci hanno trovato. Il combattimento, ragazzi, è questo, come potete vedere. Non sto parlando perché semplicemente non c'è la parata, non c'è il tasto di parata. La parata in Morrowind rispetto ad Oblivion, che poi ovviamente ha introdotto
Oblivion ha introdotto la parata col tasto destro del mouse. In Morrowind è più una cosa vecchia scuola, old school, quindi proprio gioco di ruolo vecchia scuola, dove un po' come D&D, no? Tiri il dado e in base al risultato che c'è del dado della tua classe armatura e in base anche al valore di attacco del nemico, se non ti prendono ti pare automaticamente, ok? Quindi non c'è bisogno di alcun tasto da premere. Io qua li prendo tutto. E ci andiamo anche a far sparire il corpo. Quindi adesso noi abbiamo ucciso diciamo, Dungeon. E questa detta di molti è veramente un ottimo esempio di tutorial per i dungeon, ok? Questo è veramente un ottimo, ottimo, ottimo esempio. Sperando che allora qua abbiamo, no, dei prigionieri che possiamo aiutarli, però c'è da scassinarla, no, perché abbiamo trovato la cosa, abbiamo trovato la chiave. Poi vedete ci sono dei prigionieri, ok, vedete abbiamo, ci sono questi braccialetti. E dice: tu amico, la chiave di questi braccialetti, potresti darmi la libertà? E quindi questi sono schiavi, noi possiamo decidere appunto di liberarli. Io li voglio liberare. Non so perché sono qua, non so perché sono schiavi, però io li voglio liberare. Cioè, sì, finalmente Badargo è libero. Adesso siamo amici. Sei amico, siamo amici adesso. Quindi liberiamo tutti loro. Non so se questa avrà una ripercussione su qualcosa del genere, però noi adesso li abbiamo liberati. E adesso continuiamo pure l'esplorazione del dungeon, ragazzi. Adesso ci saranno un bel po' di nemici che ci verranno ad attaccare. Intanto vediamo la nostra Nala che avanza silenziosamente, ma tanto ci vedranno, quindi è un po' inutile questa mossa. Infatti. Ah, un mago questo qua. Ok, allora questo è un mago. Questo per ucciderlo sembra difficile, ma non è. Ah, noi siamo così deboli perché siamo deboli. Non è che siamo deboli perché il gioco è difficile. Siamo deboli perché siamo di livello 1. Non siamo su Skyrim, ragazzi. Non siamo su Oblivion. Siamo su Morrowind. Bastardo. È tosto, 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 ragazzi. Questo è uno scontro veramente impegnativo. Allora, prima di fare ciò, però, vorrei. Ma io vado, ma scusate, ma se vado prima a prendermi. Quanti soldi abbiamo, scusate? Ma io vado a prendermi l'armatura, ma cosa cavolo me ne frega, mi scusate. Io esco, ora vado, torno da Arril e mi vado a prendere un'armatura. Perché non è possibile combattere in questo stato. Perché attualmente l'armatura abbiamo zero, cioè siamo veramente messi non male di più. Quindi torniamo dal nostro amico Arril e ci compriamo una bella armatura con minimo di difesa, lo voglio. Tanto mi pare che costa 40. 40 di oro, 40 oro, non costa tantissimo alla fine, quindi ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta tutto. Ah, e già possiamo anche vestirci con i vestiti che abbiamo rubato alla persona morta, quindi ci mettiamo la maglietta, ci mettiamo i pantaloni, ci mettiamo degli stivaletti, così almeno abbiamo. Beh, diciamo che siamo un pochino più presentabili in questo modo, che dite?
rispetto a prima siamo molto più presentabili. Però Arril, volevo... Ah, poi ci sono gli incantesimi. Poi gli incantesimi ovviamente li possiamo fare, creare da noi, appunto come che veniva anche in Oblivion. Peccato che questa cosa l'hanno tolta in Morrowind, la possibilità di creare armature. Vai a prendere questo qua, l'Imperial Chain. Prendere l'Imperial Chain, questo 90, vabbè, noi ce l'abbiamo, tanto non è un problema. Almeno diciamo di avere un minimo di protezione. Poi vedete la cosa bella, vedete l'armatura, se io la tolgo c'è il vestito sotto, cioè noi letteralmente mettiamo le armature, i pezzi delle armature sopra i vestiti. Che è una, cioè, se ci pensate, è una cavolata che non ha niente di importante, di impatto, no? Nel gameplay. Però se ci pensate, nella realtà è così: uno giustamente vestito sotto e si mette sopra l'armatura. Sono quei piccoli dettagli che secondo me fanno di un gioco veramente, veramente bello. Perché comunque sono dettagli che sono belli. Allora io qua mi riposerei. Ah, ovviamente come accade in Oblivion non possiamo riposare e dormire in città, dobbiamo dormire per forza fuori. Quindi adesso io mi andrei a riposarmi fino a quando non siamo guariti. È notte, ma tanto a noi non ci interessa. E torniamo nel dungeon per continuare ad esplorarlo. Cammino perché ovviamente se io vado ad attaccare, vado a correre, consumo la stamina, no? La barra verde, e che è quella che ci serve per attaccare. Quindi meglio non averla a zero perché non prenderemo mai il bersaglio se siamo stanchi. Proviamoci adesso, Lo posso anche di nuovo salvare di nuovo, tanto. Ah, ci ho visto, l'importante è che questo è che non ci tocchi. È morto. Ovviamente il colpo caricato dovrebbe far più male di questo qua normale. E li prendiamo tutto. E poi li andiamo praticamente a vendere. Ah, possiamo anche fare così con noi, ragazzi. Cioè, io tranquillamente posso levarmi tutti i vestiti e rimanere in mutande, in questo caso reggiseno. Cioè, è un modo molto, molto tranquillo. No, vedete che questa è una cosa che a me piace. Perché ti fa capire che il gioco è molto 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 curato, non è una cavolata, cioè è molto molto bello e molto molto libero, diciamo, da questo punto di vista. E continuiamo in questo caso a camminare e ad esplorare il... Ah, dovrebbero essercene un altri due, credo. Ah, quello è bastardo, quello tira le stellette. Vedete che lancia le stelle, la maledetta. Boia. Oh, però l'ho uccisa con due colpi. Quindi anche a lei li prendiamo tutto e togliamo il cadavere. E la cosa bella è che noi adesso, vedete, abbiamo trovato delle stellette. Noi volendo possiamo anche lanciarle. Provo a lanciarne una, tanto per vedere com'è. Non ho mai provato a lanciare le stellette da ninja. Che bello, che bello! Quindi volendo uno può anche combattere in questo modo qua, lanciando le stellette da ninja praticamente. Che figata. Ah, qua c'è una mazza. Questa ovviamente è tutta roba che andremo poi a vendere il Mon Sugar. Allora, se non sbaglio il Mon Sugar è la droga o una delle droghe locali e se noi abbiamo questo nell'inventario noi non possiamo commerciare con i mercanti. Io però la prendo, tanto basta, dovrebbe essere sufficiente poi lasciarla camminare
cadere per terra e lì abbiamo risolto il sono tutti quanti ingredienti e roba da vendere, ma nemmeno, anche perché non è che siamo messi bene a peso, eh. Andiamo a esplorare. Ovviamente abbiamo sempre aperto con la chiave che abbiamo trovato dal cadavere. Ok, avete visto, no, com'è questo dungeon? No? Siamo entrati, c'era il primo combattimento. Poi abbiamo trovato un combattimento con un mago, quindi il primo combattimento corpo a corpo classico con uno armato di un'arma bianca. Poi mago e un guerriero che usava armi da lancio. Sono le tre categorie principali, tipologie principali di armi che troveremo in Morrowind. Armi da corpo a corpo, magia e armi da lancio. Poi c'è anche, come se non bastasse, una sezione subacquea, perché ovviamente possiamo nuotare in Morrowind, come anche negli altri due titoli. E quindi qua vi fa capire come può essere, diciamo, il giocare a Morrowind, semplicemente. Dovrebbe esserci poi qualcosa sotto. Come tutorial vi dicevo qua troviamo roba e un teschio che lascerò volentieri là. Dovremmo salire da qua. Adesso qua ci saranno dei topi. Il problema dei topi, ragazzi, è che attualmente non lo vedete, non abbiamo stamina. Quindi, vabbè, sono topi, non dovrebbero essere un problema, però imparerete che in Morrowind, all'inizio dell'avventura, anche un semplice topo può uccidermi male. Può veramente uccidermi male. Eccolo qua. Ok, no, non è andata come sperava lui, mi sa, purtroppo. Quindi siamo riusciti ad uccidere. Dovrebbe anche esserci un altro, penso. No. Ah, qua c'è. Ok, lo spallaccio sinistro di pelle, che lo prendo. A noi tanto non ce ne frega nulla. Questi non li prendo perché appunto dovrei prima anche andarmi a studiare bene com'è che funzionano tutta la storia. Vediamo quanto siamo di minuti. Ok, dicevo, dovrei andare a vedere qua. Dovrei andare a vedere appunto a quanto è la storia dei minuti cioè com'è che funziona l'alchimia. Dovrebbe essere però come Oblivion, cioè dovremmo avere un pestello, una scodellina. E poi gli ingredienti, però non mi sono informato, quindi evito per il momento anche di trattare l'alchimia. La faremo, perché comunque non avendo la possibilità di usare magie, perché allora, se non sbaglio errato, quando abbiamo 5 in un'abilità, come nel caso delle magie, vuol dire che siamo praticamente incapaci di usarlo. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi lanciamo una magia in questo gioco, non è come in Oblivion e in Skyrim che viene lanciata. No, se siamo incapaci nell'uso di una magia, falliremo il lancio, la magia non verrà castata. Abbiamo fatto il giro, vedete, abbiamo fatto il giro e siamo tornati all'inizio del dungeon. E questo era il primo dungeon che incontriamo e che appunto funge da tutorial, diciamo, del gioco, dove appunto si può vedere un po' di cose. Adesso direi di continuare, visto appunto che abbiamo comprato anche l'armatura, quindi abbiamo soltanto di oro 134. Direi che è arrivato il momento di andare verso Valmora. Sto avendo la mano alzata perché premendo il tasto Q c'è la corsa, la camminata, diciamo, automatica, cosa che c'è anche in Oblivion. Non mi ricordo se in Skyrim c'è. Comunque adesso noi, vedete, dobbiamo andare in questa direzione qua. Andiamo a Pelagiad e poi a Valmora.
C'è solo un sentiero da seguire, quindi non è molto difficile. Il sentiero lo vedete perché appunto, vedete, appunto il colorito della terra è un pochino, si vede anche meno, cioè si vede meglio, c'è appunto questa cosa qua. E cosa ancora più importante, ora qua magari non si vede perché non li abbiamo ancora trovati. Strano. Ah no, eccoli. Allora, a parte che c'è la mappa, vedete, però quando voi non avete scoperto un luogo, voi nella mappa non lo vedete. E come fate allora ad orientarvi nel magico, nel misterioso e pericoloso mondo, nelle pericolose terre di Vanderfell, con i cartelli stradali? Che sì, ci sono anche in Oblivion e in Skyrim, però in Skyrim e Oblivion c'è l'indicatore della missione, ti dice lì, ah, devo andare lì, ah, vuol dire che lì allora c'è l'insediamento. Qua no. Questo... Vi ricordate nel primo episodio che io avevo scoperto dov'è Balmora? Perché io gliel'ho chiesto alla guardia, perché altrimenti col cavolo che noi sapevamo dov'è la Balmora, poteva anche essere qui per quel che ne sapevo io, o anche qui volendo. Quindi noi andiamo a guardare, vedete, qua abbiamo Sedain e di qua abbiamo Balmora, Vivec, che dovrebbe essere una città molto molto importante, e Pelagiad. Quindi adesso noi ce ne andiamo con calma. Vorrei evitare di correre. Sto parlando troppo, scusate, non dovrei. Perché non dovrei correre? Perché se incontriamo qualche nemico e abbiamo poca stamina, non è una bella cosa. Però magari. Ah, vedete, 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 là c'è un topo. Venga, signor topo. Il topo è morto. Prendiamo la rat meat e togliamo il cadavere. Non so cosa succede. Ah, vedete, a Scandian Isles Region. Vedete in basso a destra, no, sopra la minimappa, no? Quella è l'area. Praticamente Morrowind funziona ad area. Ok, vuol dire che praticamente noi adesso abbiamo superato un'area. E quando superiamo un'area o tot aree, c'è il respawn, credo, dei nemici della roba nell'area precedente, diciamo. Quindi non è che diciamo ho ucciso tutti i nemici, non c'è più nessun nemico da uccidere all'interno del gioco, la strada spianata. No, non è così, appunto perché c'è il respawn, cosa che ovviamente questo andava bene ed era giusto farlo nel 2003, appunto perché la potenza dei PC erano quelli che erano. Ma adesso, appunto, che c'è un open world tutto aperto, il caricamento di solito in Skyrim, in Oblivion, c'è cioè soltanto quando uno entra in un edificio o in una città, diciamo. Tra l'altro, andando anche a correre, dovremmo anche aumentare la nostra abilità di atletica, se non sbaglio. Esatto, vedete, già 24, ok? Se io ora corro per un po', è sempre 24, però vediamo appunto, corriamo per un pochino e poi vediamo che cos'è che succede. Questo è l'unico modo per aumentare l'abilità di atletica, eh. Correre, 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 camminare, ma soprattutto correre tanto. Vedete, 25, e l'acrobazia. Dobbiamo saltare, quindi se io durante la corsa mi metto a saltare così... Vedete che l'abilità di acrobazia ora è 4, ok? Se io salto un po', così, ora camminiamo perché non abbiamo più stamina, è a 7. Quindi vedete, ogni singola azione aumenta un'abilità. Se saltiamo o cadiamo ad una certa altezza, aumentiamo la relativa abilità di acrobazia. Se corriamo, aumentiamo l'abilità di atletica, quindi ovviamente se noi aumentiamo l'abilità di atletica correremo più velocemente, quindi per più distanza in poco tempo. Con l'acrobazia salteremo molto più in alto. Il salto qui non c'è limite al salto, è più è alta l'abilità, più salterete in alto. Quindi ricordatevi che è un GDR, non vuole assolutamente essere un simulatore, diciamo, di realtà. Vediamo un po' quanto siamo anche di registrazione, per curiosità. Ah, ricordate, è molto importante. Non vuole essere un simulatore, vuole essere un gioco di ruolo, ragazzi. Vuole essere un gioco di ruolo.
Vedete, questa è la strada che abbiamo fatto. Lunga, fino a piedi, fino a cosa? Sto sentendo degli strani rumori. Ah, forse è di qua. Dicevo, è lunga, fino alla camminata, Per quello puoi dire, vabbè, scusa, ma prendi il Strider, no? E arrivi subito, no? Alla meta. Certo che arrivi subito alla meta. Arrivi subito. Però, la fregatura qual è? È che se il Strider non può arrivare nel luogo in cui devi andare, a piedi. A lei ci dà una missione che dobbiamo tornare indietro, dobbiamo andare qua a Pelagiad a cercare un tizio. Ora non ho voglia di farla, è una missione secondaria. Non mi interessa per il momento fare questa missione. Arriviamo a Balmora e chiudiamola l'episodio, ragazzi. Quindi, secondo episodio, viaggio fino a Balmora. Questo, se non sbaglio, era anche un po' il titolo originale dell'episodio quando lo portai, insomma, all'epoca, ben 8 anni fa ormai, ragazzi. Lì ancora non avevo una webcam, pensate un po'. C'è ancora, i 4 o 5 episodi che portai all'epoca ci sono ancora, sul mio canale, potete tranquillamente andarli a vedere, potete anche vedere che differenza c'era tra il me del passato di 8 anni fa e il me di adesso. Sicuramente. Sicuramente il me attuale è molto più spigliato e parla molto più tranquillamente, forse anche un po' troppo velocemente, ma quello è sempre stato un mio grande difetto, di parlare troppo velocemente. Sicuramente, dicevo, sicuramente è un me attuale, sicuramente più conscio di quello che sta facendo, più preparato, ma anche ha più esperienza. A livello di gameplay, di giochi, di inglesi e di tutto quanto. Allora, dovrei andare per di qua. Sì, perché appunto bisogna passare accanto alla forte della Legione Imperiale, a Mon Moth. Ah, e là c'è un'altra bestia che possiamo purtroppo incontrare, che ci può uccidere da un momento all'altro. Specie di insetto. Vieni. Ah, ma è pacifico lui. Beh, allora ciao, ragazzi. Se è pacifico, ciao. Scusa, ma non credevo che eri pacifico. Pensavo che eri un ostile, però non sto vedendo nulla. Cioè, se mi ricordo qualcosa. Ah, il cartello è qua. Aspettate, Ghost Gate no. Balmora di qua. Ah, ok. Ma io però devo dormire perché non sto vedendo nulla, scusate. Allora, sono le 4. Dormiamo per 2 ore, dai. Io lo so chi siete, bastardo. Lui, il maledetto infame, ragazzi, ci ammazzerà, ve lo dico. Ed è morto lui invece. Questo maledetto è un membro della confraternita d'acciaio. Dice, qualcuno mi ha tentato di uccidermi. Ha detto la mia vita mentre stavo riposando. Non so chi era, ma desiderava la mia morte. Ma probabilmente riporterò l'attacco a una guardia. Lui, ragazzi, questo maledetto infame, è un assassino che io mi prenderò. Vedete, Dark Brotherhood Helm.
Lui è il membro della Confraternita Oscura, che sarebbe, chi è, voi dite, che è la Confraternita Oscura? La Confraternita Oscura, meno male che siamo sopravvissuti all'attacco, la Confraternita Oscura non è altro che la Fratellanza Oscura, gli assassini di Oblivion e di Skyrim, sarebbero loro, qui venivano chiamati Dark Brotherhood, Fratellanza Oscura, non mi ricordo come si chiamavano. E piove anche. E tutto. Ora, non mi ricordo com'è che si chiamavano in Oblivion. Confraternita, mi pare. Una cosa del genere. Possibile. Ok. Comunque abbiamo preso un sacco di roba che volendo possiamo vendere, perché questo cioè vale 200, però io non lo so se conviene venderla, perché non so se poi magari potremo andare da, perché io so che possiamo anche entrare a far parte della Dark Brotherhood, però non so se serve o posso usare il vestito per infiltrarmi, io questa cosa non la so assolutamente, quindi andiamo un po' così. Tanto per. Scusate. Ok. No, non mi ricordavo che era così lontana Balmora, sinceramente. È molto molto lontana in effetti. Però sicuramente questa roba la andremo a vendere. C'ho più resistenza la mia, c'ho più armatura la mia. Magari andiamo a vendere, non lo so. Se serve o non serve, io la venderei. Perché datevi sa che questo è un questi attacchi della Confraternita Oscura, della Fratellanza Oscura, continueranno. Ogni volta che andremo, ogni tanto che dormiremo, loro ci verranno ad attaccare ovunque. Perché appunto è una quest che può partire. E succede, non mi ricordo se ti uccidono, muori, proprio muori muori, oppure quelli lì in alto, a parte ho sbagliato la strada perché non dovevo venire qua, quelli lì in alto, ragazzi. E questo ve lo può comunicare tutti i giocatori che hanno giocato a Morrowind. Sono lì odiatissimi cliffhanger. Quelli vi vengono vicini, vi attaccano e vi rompono le scatole, punto, basta. Non fanno altro. Sono odiosissimi. Sono veramente odiosissimi. E mamma mia veramente. Ho mancato però la strada che va. Mi sono perso davvero, no. Vedete cosa accade? Accade questo in Morrowind, ragazzi. Accade questo. Vi basta perdervi un minimo all'orientamento e addio. Proprio addio, non sapete più dove andare, non sapete più cosa dovete fare. Ah, eccola qua la cosa. Non l'avevo vista. Ma noi ci siamo venuti però. Ah, è di qua, Pardon, ho sbagliato strada. Sono andato dall'altra parte. Ma infatti, quando ho visto che c'erano quelle bestie lì in alto e quel ponte, no? Se avete visto un ponte, no? Ho detto, ma mi sembra strano comunque che c'è una cosa del genere. E, più che altro ho detto, mi ricordavo che era molto, molto breve il tragitto di questo pezzo, cioè per arrivare poi al forte, non mi sembrava, non me lo ricordavo così lungo. In effetti poi non era così. Avevo semplicemente sbagliato strada. Ma ci siamo quasi. Sa che smettendo di piovere, questo è Forte Mummoth, un forte della Legione Imperiale. Tanto possiamo ammirare Nala in tutta la sua bellezza.
E ovviamente c'è soltanto una strada che è di qua da poter proseguire, ragazzi. Sì, i cliffhanger avremo a che fare con i cliffhanger, sono odiosi, sono veramente veramente odiosi, perché vi attaccano, vi vengono qua, volano, quindi voi dovete attaccarli. Sta guardando così perché sono in alto e rompono le palle, rompono tanto le palle. Poi ti attaccano e ti hanno un range vedete il Steel Strider? Il Steel Strider vuol dire che stiamo per arrivare a Balmora, ragazzi. Perché ricordatevi che i Steel Strider ci sono soltanto, se non vado errato, nei pressi di una città o di un villaggio o di un qualcosa, di un insediamento comunque. E abbiamo, guardate che bellezza. Allora, abbiamo il fiume. Qua c'è scritto Balmora, qua c'è il fiume, e di qua si estende Balmora da ambo i lati del fiume. Che bellezza, ragazzi, che meraviglia veramente. Là c'è il Steel Strider, appunto, come vi dicevo. Là c'è un'altra zona con altre... E abbiamo raggiunto, ragazzi. Eccoci. Welcome. Diciamo il primo insediamento, la prima vera città, ma città nel senso letterale del termine. Che Sedanina era un piccolo villaggio, no? Un piccolo, una cosa, un borghettino piccolo, piccolo, due casettine e basta. Questa è proprio una città. E io direi di chiudere qua l'episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito lasciate un commento e un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate anche la campanella delle notifiche e noi ci vediamo al prossimo episodio, sempre su The Elder Scrolls 3 Morrowind. Ciao!